Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, parliamo dei due premi che si sono assegnati questa sera, o meglio, i tanti premi che si sono assegnati stasera, dunque il Pallone d'Oro e gli Oscar del calcio, dell'Associazione Italiana Calciatori. E volevo esprimere il mio pensiero su queste. Ho pensato di fare due video, poi ho detto è inutile fare due video per due argomenti legati alla fine, cioè i premi sui giocatori singoli, anche perché secondo me è inutile fare 20 video al giorno per degli argomenti che si possono accorpare. E questo secondo me sono due argomenti che si possono accorpare. Dunque, Pallone d'Oro Modric, Oscar del calcio dove la Juve ne esce forte, ma secondo me qualche premio mi ha lasciato un po' perplesso. Cominciamo con gli Oscar del calcio e poi concluderemo sul Pallone d'Oro dopo. E gli Oscar del calcio secondo me, Juventus migliore squadra, io non credo che ci siano, andando ad analizzare particolari dubbi, alla fine la Juve ha vinto campionato, Coppa Italia, insomma. Da 7 anni che vince, voglio dire, cioè 94 punti, e quindi non credo che ci siano stati particolari dubbi su questo. Non credo che ci siano stati particolari dubbi neanche su Tonali, che vince il premio del miglior giovane della Serie B. È sicuramente quello che ha preso più, che è cresciuto di più e che ha fatto sicuramente un gran campionato. Quindi, secondo me, se l'è assolutamente meritato. Su Allegri, cioè Allegri che vince il premio del miglior allenatore, secondo me è sacrosanto, non avrebbe dovuto perderlo neanche l'anno scorso. Questo è il mio pensiero, l'ho detto già l'anno scorso, se andate a cercare il video, l'avevo già detto, Sarri non aveva vinto nulla, era arrivato addirittura terzo e dargli quel premio lì mi sembrava una roba fuori da ogni logica. E anche quest'anno credo che Allegri se lo sia meritato a più di chiunque altro. Allegri ha riportato una Juve l'anno scorso in difficoltà a certi tratti, è riuscito a tenere botta, a portargli a casa uno scudetto che non era assolutamente facile da portare a casa, perché comunque trovare per la prima volta una squadra che ti fa 90 punti come seconda credo che sia oggettivamente difficile, no? E Allegri è stato bravo a gestire il gruppo, a gestire la rosa, a portarla alla fine in modo tale da essere competitivo sui tre fronti. Poi a Madrid è andato come è andata, però intanto tutti si è reso competitivo e credo che sei l'unica squadra, sei stata l'unica squadra ad aver preso pallonate in maniera imbarazzante il Real Madrid, che ha vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso, quindi secondo me assolutamente credo che sia strameritato, non meritato, strameritato. E gli 11 sinceramente io non avrei messo, cioè a me stavano bene tutti, andava bene tutti. Per il mio gusto personale non avrei messo Immobile, avrei messo Dzeko, però oggettivamente Immobile ha fatto 29 gol e ci stava. E sinceramente il giocatore che secondo me stonava tantissimo lì era Nainggolan, che l'anno scorso ha avuto un rendimento molto molto inferiore alla sua media e secondo me non meritava di stare lì. Cioè oggettivamente avrei messo Haaland io personalmente. Però vabbè, e secondo me gli errori, però io non sono errori, ma le cose che mi lasciano perplesso sono Icardi miglior giocatore. È vero, l'anno non è stato sicuramente, non c'è stato un leader nella Juve se non appunto Allegri l'anno scorso, però io credo che l'anno scorso se la Juve è arrivata dove è arrivata lo debba anche a un giocatore che di nome fa Giorgio e cognome Chiellini, che secondo me meritava questo premio. Forse più di Icardi, però non è uno scandalo averlo segnato Icardi perché comunque Icardi ha fatto 29 gol. A quel punto lì il pensiero che ho fatto io è che il dubbio dei giocatori che hanno votato era tra Icardi e Immobile, la qualificazione in Champions ha fatto la differenza. Ma secondo me il vero errore della serata, quello che non mi capacito, è la vittoria di Alia Guagni come miglior giocatrice. Ora, è una giocatrice per cui io stravedo, è una delle poche giocatrici che ci metterei tutto il budget del mercato della Juve per portarla a casa, però lei giustamente è innamorata della Fiorentina, quindi rimane lì. Però non capisco, l'anno scorso la Fiorentina ha faticato, poi è arrivata a vincere la Coppa Italia, ma con un percorso molto più facile rispetto a quello del Brescia. Brescia è arrivata cotta alla fine, parliamoci chiaro, perché la Coppa Italia si è giocata poco dopo allo scudetto, insomma, allo spareggio scudetto, insomma, io direi che francamente, se devo essere sincero, non vedevo la stagione scorsa. Io avevo visto Bonansea su tutte nella Juve e personalmente io ho visto il Brescia trascinato da Giacinti e Girelli principalmente. E quindi Girelli ci stava nelle tre, Bonansea ci stava. Io avrei addirittura messo Giacinti nelle tre. Io Alia Guagni non l'avrei manco messa nelle tre.
Cioè, ma non perché il valore della giocatrice sia inferiore, è una giocatrice che io adoro, ma che onestamente credo che l'anno scorso la stagione non sia stata così esaltante. Quindi io poi questo primo gol l'avrei dato a Giacinti, che gioca nel Milan adesso, quindi lo dico proprio fuori dalla mia bandiera. Quando ho visto Giacinti fuori dalle tre, sinceramente ero convinto che Obonanse o Girelli lo portasse a casa, però questo mi lascia molto in dubbio, molto, molto, molti dubbi, ecco. Vediamo invece, dunque, chiudiamo qua la pagina dell'Associazione Italiana Calciatori, dove l'Oscar, il Gran Gala del Calcio, comunque ha premiato alla fine tanta Juve, e veniamo invece al Pallone d'Oro. Pallone d'Oro che vede trionfare Luka Modric col secondo posto di Cristiano Ronaldo e il terzo di Griezmann. Allora, intanto comincio a dire che rispetto al pensiero iniziale, Hegerman vince il Pallone d'Oro femminile e prima edizione, e ovviamente c'è stato il DJ che presentava che ha fatto una gaffa enorme. Tra tutte le domande che poteva fare una giocatrice che ha appena vinto il Pallone d'Oro esaudendo uno dei sogni della sua carriera, gli ha chiesto se sa twercare. Cioè, un passo avanti verso la parità, quello che vogliamo noi, e 30 passi indietro. Bah, vabbè. E tornando invece al pallone d'oro maschile, che era quello, se non me ne vogliono, ma era quello forse con più attesa, sicuramente mediatica, lo vince Modric, secondo Ronaldo, terzo Griezmann. Allora, ci tengo a dire che nel complesso, rispetto all'altra indiscrezione che era stata fatta, cioè con Varane secondo e terzo Mbappé, questa è molto più logica ed è molto più corretta nel mio avviso. L'altra sarebbe stata fuori dal mondo, perché è vero che Varane ha vinto la Champions e il Mondiale, però ragazzi, guardate le statistiche, il Real Madrid con Varane in campo è un colabrodo dietro. Senza Varane prende molti meno gol. È un giocatore secondo me che deve molto al compagno di reparto Ramos, che per quanto antisportivo e per quanto possa stare antipatico, è un signor difensore, probabilmente il miglior difensore del mondo. Credo che insieme a Chiellini formerebbe una diga che difficilmente si può superare. Detto questo, io credo che Modric l'anno scorso abbia fatto un'ottima stagione, ma che nelle competizioni per club sia stato subissato da un Ronaldo straordinario. Ronaldo ha fatto una stagione contro ogni tipo di logica, cioè ha fatto una stagione pazzesca. E credo che Ronaldo meritava il pallone d'oro. Lo dico papale papale, anche perché Modric è vero, ha fatto un grandissimo mondiale, ma Ronaldo altrettanto. Cioè, Ronaldo è uscito perché il Portogallo era più scarso della Croazia. La Croazia aveva dei giocatori che il Portogallo non ha. Cioè, vado a vedere l'11 del Portogallo e insomma, tolto Ronaldo, è una buona squadra sicuramente, ma stiamo parlando di una Croazia che, tolto Modric, comunque ha Rakitic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, insomma, una squadra oggettivamente che molti davano tra le favorite. Io e mio papà l'avevamo giocata come vincitrice del mondiale, quindi una delle vincitrici del mondiale sicuramente, quindi c'è poco da fare. Poi vi dico la verità, per quanto riguarda il mondiale, a quel punto se si vuole premiare il mondiale fatto doveva essere dato a un francese, a quel punto lì bisognava darlo a Griezmann, che comunque ha fatto un ottimo mondiale, un buon mondiale, e ha vinto l'Europa League da protagonista con l'Atletico. Queste sono le cose che non capisco, quindi però non è uno scandalo averlo dato Modric. Io credo che la meritocrazia, diceva Ronaldo, ma la voglia di cambiamento ha fatto spingere per Modric. 10 anni sono tanti, 10 anni che c'è solo Ronaldo Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi. C'era questa volontà di cambiamento che secondo me ha danneggiato un po' la meritocrazia di questo premio quest'anno. Fatto sta che questo podio secondo me è molto più logico rispetto a quello che avevamo visto, ripeto, con le indiscrezioni. Quindi alla fine ci può stare, non lo trovo così scandaloso e niente, va bene così. Credo che Ronaldo adesso debba lavorare per tentare di vincerli l'anno prossimo. Ricordiamo che Ronaldo è ancora in gioco per i Globe Soccer Awards come miglior giocatore del mondo, e comunque ha vinto gli ESPYS Awards, diciamo il pallone, gli award nordamericani. Quindi comunque è un giocatore che i premi continua a prenderli e che comunque è sempre lì per giocarseli. Quindi, e credo che quello che sta facendo la Juve è straordinario, e se la Champions, non dico che deve vincerla, ma se andasse bene comunque con la Nations League da giocare col Portogallo, credo che Cristiano Ronaldo può giocarsi l'anno prossimo ancora questi premi, assolutamente. Ragazzi, chiudo qua questo video, vi ringrazio per l'attenzione.
Io vi invito sempre a iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!